tutti! In questo nuovo video andremo finalmente a fare Simon's Cat. Era un amigurumi che volevo fare veramente da tantissimo tempo e sono soddisfattissimo del risultato. Spero tanto che vi piaccia. Se non conoscete Simon's Cat, qui sotto vi lascerò il link del canale. Quindi fatemi sapere se questo progetto vi piace tramite un mi piace o un commento. Avremo bisogno di un uncinetto numero 3, una goda lana, un marcapunti, della lana acrilica bianca, due perline a mezza sfera di colore nero. Dopodiché avremo bisogno del cotone o del filato acrilico nero e della colla a caldo. Iniziamo il tutto con un anello magico di 6 maglie basse. Dopodiché stringiamo il filo e all'interno del prossimo giro andremo a fare un aumento in ognuna delle maglie basse sottostanti per un totale di 12 maglie basse. Nel prossimo giro andremo a fare una maglia bassa e un aumento. Se non siete abituati a contare, inserite il marcapunti nella prima maglia. Quindi andremo a fare una maglia bassa e un aumento fino alla fine del giro per un totale di 18 maglie basse. Terminato il giro, nel prossimo andremo a fare due maglie basse e un aumento. Ripetiamo due maglie basse e un aumento fino alla fine per un totale di 24 maglie basse. Bene, adesso nel prossimo giro andremo a lavorare 3 maglie basse e un aumento fino al termine del giro per un totale di 30 maglie basse. Quindi, da come avrete capito, dobbiamo procedere con giri di aumenti progressivi fino ad arrivare nel giro in cui realizzeremo 7 maglie basse e un aumento. Quindi adesso lavoriamo 3 maglie basse e un aumento fino alla fine. Nel prossimo giro lavoreremo 4 maglie basse e un aumento fino alla fine. Nel prossimo giro ancora 5 maglie basse e un aumento fino alla fine. Quindi procediamo con giri di aumenti progressivi fino ad arrivare nel giro in cui faremo 7 maglie basse e un aumento. Bene, sono arrivato al giro in cui ho fatto 7 maglie basse e un aumento per un totale di 54 maglie basse e adesso per i prossimi 14 giri di maglie come si presentano. Bene, terminati tutti i giri, adesso nel prossimo andremo a fare 8 maglie basse e un aumento fino alla fine del giro per un totale di 60 maglie basse. Quindi terminato il giro, per i prossimi 10 giri andremo a lavorare le maglie come si presentano. Bene, terminati i giri, a questo punto andremo a fare 8 maglie basse e una diminuzione che ripeteremo fino alla fine per un totale di 54 maglie basse. Bene, terminato il giro, nel prossimo andremo a lavorare un giro di maglie come si presentano. Bene, terminato il giro, nel prossimo andremo a lavorare 7 maglie basse e una diminuzione fino al termine per un totale di 48 maglie basse. Bene, terminato il giro, nel prossimo andremo a lavorare un giro di maglie come si presentano. Terminato il giro, nel prossimo lavoreremo 6 maglie basse e una diminuzione fino alla fine del giro per un totale di 42 maglie basse. Terminato il giro, nel prossimo andremo a lavorare un giro di maglie come si presentano. Terminato il giro, nel prossimo andremo a fare 5 maglie basse e una diminuzione fino alla fine del giro per un totale di 36 maglie basse. Nel prossimo giro adesso andremo a lavorare una maglia bassa in ognuna delle maglie basse sottostanti fino alla fine. Terminato il giro, nel prossimo andremo a lavorare 4 maglie basse e una diminuzione fino alla fine del giro per un totale di 30 maglie basse. A questo punto andremo ad imbottire la nostra lavorazione. Quindi una volta imbottita la lavorazione, a questo punto andremo a lavorare 3 maglie basse e una diminuzione fino al termine del giro per un totale di 24 maglie basse. Terminato il giro, nel prossimo lavoreremo 2 maglie basse e una diminuzione fino al termine per un totale di 18 maglie basse. Bene, terminato il giro, nel prossimo andremo a lavorare una maglia bassa e una diminuzione fino al termine per un totale di 12 maglie basse. Bene, a questo punto faremo 6 diminuzioni consecutive e con qualche punto di ago chiuderemo il buchino che ci rimane. Bene, quindi adesso abbiamo finito la testa e il corpo e andremo a fare le orecchie. Per fare le orecchie avviamo un anello magico di 6 maglie basse. Nel prossimo giro andremo a lavorare un giro di maglie come si presentano, quindi andremo a lavorare le 6 maglie basse che abbiamo appena fatto. Terminato il giro, nel prossimo andremo a fare un aumento in ognuna delle maglie basse sottostanti per un totale di 12 maglie basse. Adesso nel prossimo giro andremo a lavorare un giro di maglie come si presentano. Nel prossimo giro andremo a lavorare una maglia bassa e un aumento fino alla fine del giro per un totale di 18 maglie basse. Terminato il giro, nel prossimo andremo a lavorare un giro di maglie come si presentano. Terminato il giro, a questo punto andremo a lavorare 2 maglie basse e un aumento fino alla fine del giro per un totale di 24 maglie basse. Bene, terminato il giro, per i prossimi 2 giri andremo a lavorare le maglie come si presentano. Adesso chiudiamo il tutto con una maglia bassissima e chiudiamo l'orecchio. Quindi abbiamo finito il primo orecchio e ne andremo a fare un altro uguale. Per le zampe avviamo un anello magico di 6 maglie basse. Terminato il giro, nel prossimo andremo a lavorare un aumento in ognuna delle maglie basse sottostanti per un totale di 12 maglie basse.
Terminato il giro, nel prossimo andremo a fare una maglia bassa e un aumento fino alla fine del giro per un totale di 18 maglie basse. Bene, quindi terminato questo giro, per i prossimi 10 giri andremo a lavorare le maglie come si presentano. Bene, fatti 10 giri di maglie come si presentano, adesso concluderemo con una maglia bassissima, la zampa. Bene, quindi allo stesso modo in cui abbiamo fatto questa, ne andremo a fare un'altra uguale. Per fare le gambe avviamo un anello magico di 6 maglie basse. Dopodiché stringiamo il filo e all'interno del prossimo giro andremo a fare un aumento in ognuna delle maglie basse sottostanti per un totale di 12 maglie basse. Terminato il giro, nel prossimo andremo a lavorare una maglia bassa e un aumento fino alla fine del giro per un totale di 18 maglie basse. A questo punto andremo a lavorare 12 giri di maglie come si presentano. Bene, terminati i giri chiudiamo la gamba con una maglia bassissima. Bene, adesso per fare i palmi della mano avviamo un anello magico di 6 maglie basse. Dopodiché stringiamo il filo e all'interno del prossimo giro andremo a fare un aumento in ognuna delle maglie basse sottostanti per un totale di 12 maglie basse. Quindi concludiamo il lavoro con una maglia bassissima nella prossima maglia. Bene, abbiamo fatto il primo e allo stesso modo ne andremo a fare altri 3 uguali. Per le dita avviamo un anello magico di 6 maglie basse. Nel prossimo giro andremo a fare una maglia bassa e un aumento fino alla fine del giro per un totale di 9 maglie basse. Terminato il giro, adesso per i prossimi 2 giri andremo a lavorare le maglie come si presentano. Bene, terminati i 2 giri, adesso andremo a fare una maglia bassissima nella prossima maglia e abbiamo finito il nostro primo ditino. Bene, abbiamo finito il primo dito e allo stesso modo ne andremo a fare altri 15 uguali. Per fare gli occhi avviamo un anello magico di 6 maglie basse. Terminato il giro, nel prossimo andremo a lavorare un aumento in ognuna delle maglie basse sottostanti per un totale di 12 maglie basse. Terminato il giro, nel prossimo andremo a lavorare una maglia bassa e un aumento fino alla fine del giro per un totale di 18 maglie basse. Terminato il giro, nel prossimo andremo a lavorare 2 maglie basse e un aumento fino alla fine del giro per un totale di 24 maglie basse. Terminato il giro, nel prossimo giro ancora andremo a fare 3 maglie basse e un aumento fino alla fine del giro per un totale di 30 maglie basse. Dopodiché chiudiamo con una maglia bassissima nella prossima maglia e facciamo un altro occhio uguale. Per fare la coda avviamo un anello magico di 6 maglie basse. Nel prossimo giro andremo a lavorare un aumento in ognuna delle maglie basse sottostanti per un totale di 12 maglie basse. Nel prossimo giro andremo a lavorare una maglia bassa e un aumento fino alla fine del giro per un totale di 18 maglie basse. Adesso andremo a fare 6 giri di maglie come si presentano. Nel prossimo giro andremo a lavorare 4 maglie basse e una diminuzione fino alla fine per un totale di 15 maglie basse. Nel prossimo giro andremo a lavorare le maglie come si presentano. Dopodiché faremo altri 2 giri di maglie come si presentano. Nel prossimo giro quindi andremo a lavorare 3 maglie basse e una diminuzione fino al termine per un totale di 12 maglie basse. Adesso andremo a lavorare 4 giri di maglie come si presentano. Bene, terminati i giri concluderemo con una maglia bassissima. Bene, adesso abbiamo finalmente tutti i pezzi che ci occorrono e passeremo al montaggio.